Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buon pomeriggio dalla redazione, terzo appuntamento con l'informazione in apertura agli aggiornamenti che arrivano da Parigi nella giornata del lutto nazionale per la strage di ieri nella redazione del Charlie Hebdo, costata la vita a 12 persone. Uno delle tre persone responsabili della strage, il più piccolo del comando, si è costituito alla polizia. Il 19enne avrebbe avuto però solo un ruolo marginale nella strage. Si cercano quindi altri due uomini, i fratelli franco-algerini Kouachi, foreign fighters rientrati in Francia dopo un periodo trascorso in Siria. Ieri 35.000 persone hanno partecipato in Place de la République alla veglia scandita dallo slogan «Je suis Charlie». Altre migliaia invece si sono riunite in altre città della Francia, da Lione a Tolosa, da Bordeaux a Marsiglia, ma anche all'estero come a Londra, Berlino e Losanna. Intanto gli apparati di intelligence sono in piena operatività per prevenire tutto ciò che è prevenibile, come affermato dal presidente del COPASIR italiano, Giacomo Stucchi, perché anche l'Italia è nel mirino. Nella mattinata di oggi altri gravi fatti hanno alzato il livello di allerta. Alle 6 del mattino c'è stata un'esplosione definita dalle autorità di origine criminale davanti ad un ristorante di kebab vicino ad una moschea a Villefranche-sur-Saône, nella regione di Lyon, nella Francia centro-orientale. Non ci sono vittime, non sembrano esserci legami con quanto accaduto ieri a Parigi, così come non sembrano esserci legami con la sparatoria sempre di questa mattina tra un uomo di origine africana e alcuni vigili. Un agente della polizia municipale colpita da un proiettile è morta in ospedale. Parigi e tutta la Francia, ma soprattutto la capitale, è blindatissima. Ogni uomo e mezzo della sicurezza è impegnato per le strade della città. Questa mattina Papa Francesco ha dedicato parole durissime ai fatti di sangue di ieri. L'attentato di ieri a Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà umana, a tanto terrorismo, sia al terrorismo isolato sia al terrorismo di Stato. Di quanta crudeltà è capace l'uomo, ha detto il pontefice, che ha chiesto di pregare per le vittime della crudeltà e per i crudeli perché il Signore cambi il loro cuore. Papa Bergoglio ha anche lanciato su Twitter l'hashtag Prayers for Paris, ovvero preghiere per Parigi. Il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni ha chiesto di intervenire con forza contro il cosiddetto califfato perché il terrorismo è diventato uno stato tra Siria ed Iraq. Secondo Gentiloni, il non interventismo non risolve i nostri problemi perché siamo tutti coinvolti da questo tipo di minaccia. Per il ministro, lo Stato islamico, nonostante le sconfitte militari subite, esercita una grossa forza di attrazione. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 16. Vi auguro un buon pomeriggio.